Per noi la falsità di un giudizio non è ancora un'eccezione contro di esso. Qui il nostro nuovo linguaggio suona forse estremamente inconsueto. Il problema è fino a che punto esso promuova e conservi la vita, conservi la specie e forse addirittura ne disciplini la crescita. E noi siamo, in linea di principio, disposti a sostenere che i giudizi più falsi, tra i quali rientrano i giudizi sintetici a priori, sono per noi più necessari, che senza un persistere del valore delle funzioni logiche, senza un commisurare la realtà al mondo puramente inventato, dell'assoluto, dell'uguale a se stesso, senza una continua falsificazione del mondo per mezzo del numero, l'uomo non potrebbe vivere. Che rinunciare ai giudizi falsi sarebbe un rinunciare alla vita, un negare la vita. Ammettere la non verità come condizione di vita, ciò vuol dire davvero opporsi pericolosamente agli abituali sentimenti di valore. E una filosofia che osa questo si pone con ciò soltanto al di là del bene e del male.